Lei si chiama Tina Ciccarelli, ha 29 anni e Sherry for Breakfast e il suo blog. Io lo faccio per passione, innanzitutto, e perché mi piace tanto scrivere, perché comunque la moda è sempre stato uno degli argomenti sui quali più mi sono andata a documentare. Però cerco di farlo su una moda, insomma, più, come devo dire, quella che riguarda un po' più noi da vicino, quindi non troppe marchi importanti, quindi una moda low cost. Ma secondo te qual è il must per quest'estate 2014? Per l'estate sicuramente sono i maxi dress, quelli comunque che sono comodi, stanno bene a tutte e comunque sono freschi, ma anche comunque un jeans, che il must è, penso, qualsiasi armadio, è importante averlo. Jeans quest'anno molto strappati, strattati, misurati, e che comunque sono, si possono abbinare per qualsiasi occasione. Quello che è il trend specifico di quest'anno sono i toni pastello, e quindi non vanno più i toni neon, quelli strong dell'anno scorso. Carte si rifanno a quelli che sono gli anfibi, però gli anfibi portati a mo' di sandalo e quindi molto stringati, modello quasi, quasi monacale. E poi vabbè, per l'estate sempre, insomma, sandali rasoterra, che sono quelli più che si abbinano anche alle gonne lunghe, maxi dress. Sei di Giugliano, per cui vieni dalla provincia di Napoli, eppure sei al passo con la moda. Spesso la provincia viene denigrata. Sì, mi sono lanciata, nonostante comunque la mia provenienza sia una piccola cittadina, però perché mi sono resa conto che non per forza bisogna essere comunque, ecco, milanese per essere al passo con la moda. L'importante è sapersi informare,